2 anni fa. Stavamo suonando insieme la versione per quintetto e pianoforte del concerto in Do minore numero 3 di Beethoven. E ci siamo conosciuti perché io facevo un violino e lui era il pianista solista. Ci siamo stati subito molto simpatici e sotto stretto consiglio del maestro Tarenzi, che ci seguiva per questo concerto, abbiamo iniziato a suonare un po' insieme. Così per puro divertimento. Abbiamo iniziato con la sonata Kreutzer, anche se era un po' ambiziosa forse per iniziare, però piaceva a entrambi, per cui abbiamo deciso di iniziare da quella. E il maestro Solbiati poi ci aveva proposto un concerto in Sala Verdi proprio 2 anni fa, in cui abbiamo portato la sonata Kreutzer alla prima di Brahms, che poi è stato il nostro programma del premio del conservatorio. Nel 2015 abbiamo vinto la categoria di musica da camera del Premio del Conservatorio e è stata per noi sicuramente una bella esperienza anche di affermazione del duo che comunque era nato da poco e ci siamo arrivati quasi per caso perché noi siamo stati consigliati all'ultimo momento praticamente di partecipare al premio dalla nostra insegnante, la professoressa Emanuela Piemonti. E praticamente l'ultimo giorno in cui era possibile iscriversi, ci è stato detto, dai, iscrivetevi perché comunque avevamo un programma praticamente già pronto e ci trovavamo molto bene, quindi insomma, perché non tentare? E niente, abbiamo fatto il premio e possiamo dire che la vittoria è stata inaspettata, forse anche, non. Sì, è stato anche divertente perché io il giorno stesso della finale del premio del... No, non della finale, non della finalissima, ma della finale sono partita per l'Oman, sempre col conservatorio. Quindi è stato un pochino complicato, ma alla Alla fine è fine divertente, è stata una bella divertente. esperienza. Giovedì 25 febbraio eseguiremo un programma molto vasto che comprende 3 dei capolavori della letteratura per musica da camera e che comprendono 3 aree temporali e geografiche completamente diverse. Cominceremo con la sonata in sol maggiore di Mozart, che presenta un carattere molto positivo. Proseguiremo il concerto con la sonata di Janacek, la terza delle sonate per violino e pianoforte scritta da Janacek, ma l'unica pervenutaci oggi. Siamo nel 1914, quando è stata composta, e periodo di guerra, e nelle pagine si può vedere sicuramente un tormento molto maggiore rispetto alla sonata mozartiana. E infine concluderemo con la sonata di Schumann in Re minore, la Grosse Sonate, opera 121, Numero 2, sì. numero 2. Uno degli ultimi capolavori del compositore, in cui viene espressa tutta la sua maturità musicale e il suo grande genio. Abbiamo scelto il programma non tanto secondo un criterio logico, ma perché ci piacevano tanto queste sonate e è bello vedere come siano diverse una dall'altra, per cui alla fine c'è anche un criterio in tutto ciò. E eseguiremo anche il 25 sera un pezzo scritto appositamente per noi dal vincitore del premio del conservatorio nella categoria composizione, secondo premio. E ha scritto un pezzo appositamente per noi che si chiama Clamore, Amore. More, More, ore, ore, re. re, è un titolo molto divertente e noi siamo alle prime armi con la musica contemporanea, per cui speriamo di rendergli Ci giustizia. cimentiamo. Vi Vi aspettiamo aspettiamo giovedì giovedì 25 25 febbraio febbraio alle alle 21 21 in in Sala Sala Verdi Verdi per per il il nostro nostro concerto. concerto.